giorno della civetta è un romanzo del 1961, scritto da Leonardo Sciascia. È uno dei più famosi romanzi dello scrittore siciliano ed è tra i principali riferimenti sulla storia della mafia nel nostro paese. La storia muove dall'omicidio di Salvatore Colasberna, presidente di una piccola cooperativa edile, ucciso con due colpi di lupara mentre sta per andare a Palermo. Le indagini sull'omicidio sono condotte dal capitano Bellodi, che deve districarsi tra omertà e silenzi, muovendosi in quel tipico ambiente mafioso che proprio autori come Leonardo Sciascia hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica italiana e internazionale. All'apparenza, Il giorno della civetta si presenta come un romanzo giallo. Ci sono un omicidio e una sparizione da risolvere. È il capitano dei carabinieri Bellodi che, tra vari ostacoli, cerca di scoprire la verità e risolvere il caso. C'è anche un capomafia locale, Don Mariano, che malgrado sia indagato, da uomo d'onore qual è, ha un grande rispetto per questo coraggioso giovane capitano e lo testimonia in questo famoso monologo che mi appresto a leggere. Io, proseguì poi Don Mariano, ho una certa pratica del mondo e quella che diciamo l'umanità e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezzuomini, gli ominicchi, i, con rispetto parlando, piglia in culo, e i qua qua qua. Pochissimi gli uomini, i mezzuomini pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezzuomini, e invece no, scende ancora più giù, agli ominicchi, che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi, e ancora più in giù i piglia in culo, che vanno diventando un esercito, e infine i quacquaraquà, che dovrebbero vivere con le anatre nelle pozzanghere, che la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo. Vitti una crozza sopra no canturi, ecco sta crozza mia.